si moltiplicano di ora in ora sul territorio dell'intera provincia salernitana le iniziative di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. Salerno, che sa cosa significa il dolore e la paura del sisma, non è rimasta indifferente e ha risposto con uno slancio di generosità alle richieste d'aiuto partite dal centro Italia, in cui molti paesi sono stati completamente rasi al suolo dal sisma. Un primo bilancio parla di 250 vittime e 1500 sfollati, mentre si cercano ancora tra le macerie feriti e dispersi, difficili da quantificare perché in molti centri le presenze erano legate al periodo di ferie e all'abitudine di ritornare nelle case d'origine delle famiglie. Da domani, presso il centro raccolta sangue dell'Avis, all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, sarà possibile donare il sangue richiesto dalle strutture sanitarie che stanno accogliendo i feriti. La raccolta proseguirà sabato presso l'ospedale di Cava dei Tirreni e il 28 agosto a Battipaglia dalle 8.30 alle 11.30. Aiutateci ad aiutare, lo slogan con il quale il Dipartimento di Protezione Civile ha invitato attraverso la Confederazione Nazionale delle Misericordie la lista dei primi beni necessari per la popolazione colpita dal sisma. Non indumenti ma asciugamani, coperte, cuscini, lenzuola, materiale monouso come bicchieri e piatti in plastica e detergenti. A Salerno la raccolta avverrà nella sede della Misericordia in via Giacomo Costa, alle spalle del Parco Pinocchio, tutti i giorni al mattino dalle 8.30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20 e presso i supermercati Sisa di via Sciaraffia e Te di via Carrari nella zona industriale e quello di via Madonna di Fatima. Una prima squadra partirà già nella giornata di domani. Per quanto riguarda i generi alimentari, servono prodotti naturalmente non deperibili come legumi e carne in scatola, olio, latte a lunga conservazione, zucchero o omogeneizzati e biscotti. Tra le iniziative più singolari in provincia di Salerno spicca anche l'invito di uno dei più prestigiosi alberghi salernitani. La famiglia Marinelli, proprietaria del Lloyds Baia Hotel, si dice disponibile a mettere a disposizione stanze della propria struttura ai residenti dei comuni colpiti che, avendo parenti nella nostra provincia, potrebbero usufruire dell'ospitalità della struttura alberghiera. Intanto a Salerno, tra gli altri punti di raccolta attivati, c'è quello del CEPIS presso il liceo Tasso in piazza San Francesco. Abbiamo organizzato una raccolta di beni di prima necessità da inviare ai terremotati e in particolare collaboriamo con Rete della Conoscenza, che è un'associazione nazionale di volontariato, e ci siamo ritrovati appunto, siamo qui a Piazza San Francesco con molte, in questo momento meno persone di quelle di cui avremmo bisogno, perché abbiamo avuto un forte eco a livello salernitano, stanno arrivando molte persone che portano coperte, vestiti, cibo a lunga conservazione, sapone, di tutto, e quindi oggi e domani abbiamo sospeso le attività del centro, perché il nostro sarebbe teoricamente un centro che fa attività gratuite di tipo artistico, e per diventare appunto prettamente un centro di raccolta. Se dovessimo vedere che sarà necessario anche prolungare il tutto, probabilmente lo prolungheremo, poi ci affideremo alle autorità competenti per i trasporti, non saremo noi personalmente. Io chiedo a livello salernitano se ci dovesse essere qualcuno che vuole venire a portare qualcosa o vuole venire ad aiutare in qualità di volontario, ne abbiamo bisogno perché appunto abbiamo constatato che ci sta molto spirito di solidarietà.